Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti, se è la prima volta che siete su questo canale parliamo di profumi. Guardate, ci ritroviamo ancora una volta nella mia location ordinaria, no? Vi ho portato in queste settimane in giro per l'Italia, siamo stati a Napoli, siamo stati a Milano, siamo stati a Roma, se non avete visto quei video vi prego andateli a riguardare, a vedere perché sono fantastici e ci ho messo tanto impegno per farli. Ma bando alle ciance, ci avviciniamo al Natale, uno dei periodi in cui si sta più a contatto con la famiglia, in cui gli amanti delle fragranze sono un po' più coincitati perché le ricevono, le regalano e indossano i loro gourmandoni preferiti oppure profumoni di quelli lì che lascia una scia clamorosa, no? È vero o no? Ecco. Quindi, dato che siamo in quel periodo dell'anno, ho deciso di farvi un favore, di aiutarvi un pochino nella scelta di profumi da regalare, ma non basandoci soltanto sui profumi, ma proprio sulle marche che hanno un rapporto qualità-prezzo, quindi nicchia, ok? Ma con un prezzo molto vantaggioso per regalarli, ma non svenandoci, ok? Partiamo subito, dopo la sigla. Eccoci di ritorno. Allora, cominciamo subitissimo. Le marche che ho scelto sono 5. Certamente lì fuori, ragazzi, ce ne saranno molte altre, molte di più, case di nicchia stupende con prezzi vantaggiosi, ma io ho scelto queste 5, magari, chi lo sa, prima del Natale ne faremo un altro. Allora, voglio cominciare con una casa di nicchia che conoscete ormai, perché proprio l'ultimo video che ho fatto riguardava questi profumi e sto parlando di essenzialmente Laura con i suoi stupendi profumi per i musei vaticani. Qui non farete soltanto un regalo di altissimo valore, perché stiamo parlando di un profumo di nicchia. Tra l'altro ci sono anche gli altri prodotti legati a questi profumi, ovvero quelli per ambiente, ad esempio, o i gel igienizzanti, quant'altro. Però noi concentriamoci sul profumo. Questi profumi hanno il marchio dei Musei Vaticani. E ragazzi, pochissime cose al mondo hanno il marchio dei Musei Vaticani, che devono passare dei test molto particolari. Tra l'altro anche il prezzo è uno di quei test che devono passare per i Musei Vaticani, e infatti il prezzo di questi profumi è intorno ai 35 euro per 50 ml. Quindi stiamo parlando di qualità incredibile, da un naso italiano di altissimo valore, conosciuto in tutto il mondo per le sue creazioni. Pensate che la regina Elisabetta ha chiesto un profumo per lei a Laura Donato, è incredibile, e ha realizzato su commissione questi profumi per i Musei Vaticani. Quindi sarà un regalo di grandissimo pregio, sicuramente apprezzato perché i profumi sono stupendi e spenderete poco. Ok, quindi adesso vi dico brevemente come sono questi tre. Tra l'altro anche i profumi normali hanno un prezzo decisamente vantaggioso, ma qui ci concentreremo invece sulle marche che hanno dei prezzi veramente vantaggiosi per dei regali, ok? Dei regali da sfruttare questo Natale. Quindi cominciamo con uno più diciamo unisex, l'altro mascolino, l'altro da donna. Cominciamo da Terra Marique. La cosa bellissima di questi profumi è che hanno la descrizione, il modo d'uso sopra la bottiglietta. Questo è un profumo ispirato ai viaggi d'Italia. Laura in questo profumo ha voluto ricordare il nostro paese, l'Italia, e quindi ha unito le note leggermente acquatiche a quelle dei fiori, a quelle dei paesaggi verdi del nostro territorio. Ed effettivamente qualcosa del genere è molto difficile che lo troverete in altri profumi. Ha un che di casa, un che di familiare, riesce a metterti il sorriso, è un profumo bellissimo e coinvolgente, fresco, con questa nota leggermente acquatica, ma che poi si tuffa in questo mare di verde fiorito. Veramente, oh, bellissimo, verde, floreale,
marino. Descrive benissimo il nostro territorio. Sarà un regalo apprezzatissimo non solo per voi, tra l'altro, ma anche per la persona che lo riceverà. Bellissimo. E lui è tranquillamente unisex. Bello, andiamo avanti. Parliamo adesso invece del profumo mascolino. Sto parlando di Ethnos per i Musei Vaticani. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Io non ho mai sentito note così nei profumi. Questo è cuoio, ma un cuoio fresco insieme, ah, che eleganza, ragazzi, che raffinatezza, insieme al miele e, se non sbaglio, cuoio, miele e legno, ok? Che raffinatezza. Oh, bello, 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 ricco. Guarda, ti direi un'eleganza regale, sfarzosa. Non è un'eleganza frivola, un'eleganza del 2021. Passatemi il termine, l'eleganza che potrebbe avere adesso un ragazzo che va ad una festa. No, questa è un'eleganza maschile di un tempo, ma non sa assolutamente di vintage. Nome, levatevelo dalla testa. È super contemporaneo, semplice ma d'impatto, è da uomo, lo senti che è da uomo, ma è soave, dolce, con questo miele, il cuoio che solo Laura fa, questo cuoio qui così tremendamente sottile e elegante e sfarzoso. Un profumo che lo lascerà di stucco a un prezzo, ragazzi, che è veramente follia, quasi, beh, non c'è storia. Vi ricordate? A me l'hanno regalati tantissime volte, quei bagno schiuma, quelle cose dentro a quella cassetta che costano 20, 25 euro, 30 euro, tipo di marche che non voglio fare nomi, ma ci siamo capiti, cioè quella roba lì. Eccomi, sono qui per aiutarvi a fare un regalo come si deve, ragazzi. Un uomo dai 18 in su, 19, Ethnos. E poi veniamo invece al profumo di Laura per i Musei Vaticani, che però è molto molto femminile, ok? E sto parlando di I Giardini. Questa invece è ovviamente una fragranza dedicata ai giardini. Pensate che questi profumi sono stati creati da lei quando eravamo tutti in lockdown. E lei, nel video che tra l'altro lo trovate qui sul mio canale, me lo ha descritto, questi profumi me li ha descritti come l'unico modo per andare a visitare i giardini dei Musei Vaticani, insieme quindi all'olfatto, no? Perché non potevamo muoverci. Fantastico. Questo è un profumo con rosa e gelsomino. Semplicissimo, ma di una classe pazzesca. Come una vera e propria passeggiata all'interno di un cespuglio, un viale, no? Che ha queste rose sbocciate, rose rosa, proprio rose rosse, rosa, sbocciate insieme al gelsomino. Carnale, fiorito, molto molto femminile. Gli piacerà. Passiamo adesso a un brand del quale io mi sono infatuato, perché grazie a questo brand ho riscoperto il mio amore per la lavanda. Sto parlando di Strega del Castello. Strega del Castello è un brand tutto italiano, è un naso tutto italiano e che conosco personalmente, con il quale ho fatto anche una diretta su Instagram. E pensate un po', devo raccontarvi prima questa storia. Prima di conoscere il brand ho conosciuto lei, poi ho conosciuto il brand, poi ho ricevuto i profumi e solo dopo ho visto il prezzo dei profumi, che mi ha lasciato senza parole. Ed è il motivo per il quale sono in questa classifica di consigli per i regali di Natale. Sì, perché il prezzo è il punto forte di questi profumi, insieme alla qualità altissima e un po' che abbraccia un pochino lo stile di creazione simile a quello di Laura Tonatto. Sì, perché sono profumi che non hanno piramidi complesse, ok? Sono per lo più pochi ingredienti, ma sapientemente miscelati, una qualità estrema, altissima, con però il segno distintivo del naso che ha creato questi profumi, stregato. Andiamola a scoprire. Allora, intanto vi dico che ci sono due possibilità. La prima è quella del 15 ml, e per il 15 ml stiamo parlando di 18 euro, ok?
18 euro è un prezzo decisamente basso, ragazzi, per un profumo di qualità di nicchia come questo, completamente italiano, di grandissimo pregio, e farete un bellissimo pensiero, tra l'altro, perché Strega del Castello consegna in delle scatoline bellissime insieme a tutti arbusti, cespuglietti, dentro cose tipo le foglie secche degli alberi caduti, insomma è bellissimo anche da presentare. Cioè ragazzi, 15 euro. E poi invece sotto i 50 euro, mi sembra 47 o 48, non voglio sbagliare, c'è l'eau de parfum invece da 100 ml, ok? Insieme ad altre cose come il bagnoschiuma, il sapone e quant'altro. Però noi qui ci concentriamo, sapete, io sono malato per i profumi, ci concentriamo per i profumi per il corpo. Facciamo un breve excursus dei miei preferiti di Strega del Castello, partendo da Lavanda Barocca, che è stato il mio primissimo amore. Questo è un profumo da regalare o agli amanti della lavanda, che sapete già che amano la lavanda, oppure se è un uomo, ok? O una donna. È unisex, è lavanda, ragazzi, quindi donna o uomo. Però maturi. Ok, non è un profumo per giovani, è un profumo per donne e uomini maturi, per un papà, per uno zio, per un fratello. Io mi ci faccio il bagno perché, tra l'altro, adesso è sera, tarda, e voglio cospargermi di questa lavanda che ha un non so che ti porta. Ok, mi è stato detto che c'è del lavandino dentro e quindi è una lavanda un po' particolare. Ti trasporta in un mood un po' più cupo, ma non pauroso. Non è un cupo pauroso, è un cupo che ti abbraccia. È un'oscurità che ti avvolge. Forse per questo è stata chiamata barocca, perché ha quel fascino dell'ignoto, no? Ed è così questa lavanda, è stupenda. È una lavanda, ragazzi, ma è la lavanda che mi ha fatto riscoprire l'amore, anzi me l'ha fatto proprio venire l'amore per questo componente che io ormai avevo completamente dimenticato, perché per me la lavanda era soltanto svelto per i piatti e detersivo, e invece questa lavanda mi ha riacceso il desiderio. Infatti vado alla ricerca sempre di lavanda adesso. Per una donna o per una signora o per una ragazza, perché questo è proprio femminile, ma dai 16 anni in su, ok? Per tutte le età c'è talco, è un profumo, in realtà, lasciatemelo dire, tranquillamente indossabile anche da un uomo al quale piace l'odore del talco e del pulito. È un profumo candido, al talco, polveroso, poudré, con questa sfaccettatura morbida. È un abbraccio, una coccola. Se vi piace Prada Luna Rossa Black, qui non c'è l'ambra, non c'è il bergamotto, è soltanto quella sfera intima. E per una donna sarebbe un regalo bellissimo. Quindi non sbaglierete, un ottimo profumo per accompagnarvi anche in una bella nottata, che vi accompagni sul cuscino, spruzzato sul cuscino. Ah, che bellezza. Per poi andare avanti con Vaniglia Verde, invece, il profumo insieme a muschi e pepe più sexy della linea di Strega del Castello per me, ok? Muschi e pepe è semplice, perché si tratta di muschio bianco pulitissimo insieme al pepe che è, ragazzi, di un sexy. Il pepe, guarda, sono d'accordo con la mia amica, nonché agente Vanessa, che trova il pepe sexy in un uomo, e io lo trovo sexy in un uomo e una donna, in tutto, perché il pepe è super sexy. Pepe e muschi è sexy, bellissimo. Tutti questi profumi non hanno una durata pazzesca, non sono mostri di scia, ok? Però durano parecchio, per quello che li pagate durano tranquillamente un 5-6 ore sulla pelle e sui vestiti anche di più. Però muschi e pepe non è quello tra i più, diciamo, che dura di più, ma di un sexy, ragazzi. E se lo prendete magari in versione così 15 ml, ve lo potete anche rispruzzare durante il giorno. Per quanto riguarda poi invece Vaniglia Verde, questo è un profumo veramente sexy. Vaniglia, ok, e note erbacee. Questo è sexy da morire. Dolce, gadollo, con questo aspetto caramellato,
quasi denso come il caramello, leggermente annerito, bruciacchiato, denso, con questo aspetto verde di sottofondo che gli dà un aspetto un po' più tenebroso, no? Che vuole rapirti, ma bellissima. Bellissima, vaniglia verde, è stupendo. Poi vado velocemente con acqua di panna, che è un profumo super femminile, pulitissimo, che sa proprio tipo di milkshake al latte e panna, muschi bianchi, pulito. Ah, bellissimo, questo è bellissimo, ragazzi. Sa anche un pochino, forse un pochino di fragoline, ma pochissimo, cioè sa più di panna, latte. Fresco però, ok? Fresco, bellissimo, per una donna è fantastico. Ragazze giovani fino ai 30 anni. Poi c'è Gemma di Sale, vi sto dicendo tutti i miei preferiti della linea. Gemma di Sale è stupendo, è salato, è veramente, ragazzi, è sale, ok? È annusare il sale. Ha questo aspetto pungente, ok? Sembra acqua estremamente salata, bellissimo per l'estate, questo è più estivo effettivamente, ma molto elegante, raffinato. Come non parlarvi di patchouli nero? Questo regalatelo ad una signora, ad una donna, ad un uomo che ha vissuto negli anni 70 e 80 e farete un figurone pazzesco, oppure agli amanti del patchouli, perché è un patchouli di livello incredibile. Notate anche il colore, questo dura tanto, ragazzi, lascia una scia eterna. È un patchouli di estrema qualità, si chiama patchouli nero e se non conoscete la nota del patchouli è una nota terrosa, quasi di sterpaglie, di steppa, di terra, ok, umida, ma di un dark, di un'umidità, di una eleganza bellissima. Il patchouli, ragazzi, è stupendo, però dà un po' quell'aspetto retro, ok? Quindi tenetelo a mente. Ragazzi, dato che sono stato super super prolisso in questo video, che è durato tantissimo, io faccio una parte 2 di questo video, così diciamo è anche più fruibile per tutti voi. Lo faccio uscire questa settimana, d'accordo? Prima, molto prima di Natale, non vi preoccupate, però intanto potete cominciare a fare i regalini. Mettetemi un like se vi è piaciuto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!